ma senza un po' d'amore, libero in questo mondo da cambiare. È proprio adesso che tu sei lontano, se chiudi gli occhi e stringi la mia mano, io sono vero, anche se non ci sei. E invece lui c'è, è come se c'è, il grande, unico, inimitabile, qui a Non ce n'è uno show, Sal Da Vinci. Ciao Sal. Ciao frate. Come stai? Stanco, stanchissimo. Come mai? È perché continua il mio tour internazionale, è così che giro il mondo, ed è veramente molto stancante. E cos'è la cena? In quali città sei stato con la tua splendida musica? E beh, già siamo stati a Londra, a Parigi, ad Amburgo, a Vienna, a Casoria, a Caivano, a Casapesenna. Un tour in classe mediana, praticamente. Bene, immagino che sia stato un grandissimo successo dappertutto tu sia stato. Beh, tranne in Repubblica Ceca. Come mai? È perché forse non mi vedevano. Sei in grande forma stasera, il grande Sal Da Vinci, qui a Non ce n'è uno. Oh my God. Papà. Bello Sal, gioia, cuore di papà, cuore di mamma, olio cuore, straordinario, un ugola d'oro, oro colato, oro saiwa. Abbiamo un biscotto. Sal, va bene, sì signore, il grande Mario Da Vinci, anche lei qui, ma che grande sorpresa, una doppia sorpresa qui a Non ce n'è uno show, ma il maestro Da Vinci mi darà sicuramente tempo e modo di finire l'intervista con il mitico Sal. Ma perché siamo in TV? Certo. E allora un attimo su. Che c'è, dove va? No, però non mi blocchi la telecamera. Devo intervistare suo figlio Sal. Ed ora rivediamolo insieme. No, Sal, magari facciamolo insieme. Sal. Mio Sal. Figlio Sal. Ripeta con me, si chiama Sal, non Sal. 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 Pepe, sì signor. Vabbè, sto parlando con il grande Sal Da Vinci. Parlavamo del tuo show, del tuo spettacolo, del tuo concerto. Oh, tra l'altro credo che ci siano state grandissime soddisfazioni dappertutto. Tu sia stato, grandi emozioni. Eh sì, perché in fondo è uno spettacolo che va bene per tutti, adatto a tutti, bambini, grandi. Come in quel lontano 74, dove partecipai al festival della riesumazione del Pulcino Pio. Fu un grande successo anche perché mi presentai, come ricorderai certamente, con la nota artista Gigliola Cinguettis. Ah, e come andò a finire? E purtroppo andò a finire che ella, prima di esibirsi, ebbe un grave mancamento alla voce e ancora oggi non Cinguettis più. Però possiamo parlare con Sal. Ma parliamo con Sal, il futuro, mio figlio Sa, Sal. Mio figlio Sa, sì, straordinario. Non mi blocchi Sal. La telecamera, la prego, Mario Da Vinci, si metta qui maestro. Il futuro, per Sal. Appunto, Sal. Spazio è giù. Sal. Allora Sal, parlavamo del tuo concerto, tra l'altro tu non puoi saperlo, ma io ieri sera ero seduto lì in teatro ad applaudirti, ovviamente, con grandissimo piacere. Ho notato che a te piace fondere i generi. Ieri c'è stata una vera e propria commistione. Una commistione? È una cosa buona che hai fatto? Una cosa, sì, certo, buona. Una commistione. Ieri ho notato che c'è stata una commistione. Ah, ma ieri sera perché ho mangiato tanto e male. Ma che le ha digestione? Come in quel famoso 72, dove partecipai al Festival dei Ruminanti. Ruminanti? Festival straordinario, mi presentai con la nota artista Giovanna Giovengas, un'artista bellissima, bravissima, che cantava di petto, anzi, più che di petto, cantava di mammelle. Maestro, grazie per questo ennesimo aneddoto storico che sicuramente in tantissimi avranno ricordato. Per adesso possiamo parlare con Sal Da Vinci, mio figlio Sal, ecco, Sal, spazio ai giovani, spazio ai giovani, spazio a mio figlio. Allora Sal, lui, volta il protagonista, non il grande, canta Sal, canta Serino, voce d'oro, libero, disco ring, Sal, finalmente possiamo riprendere in piena tranquillità la nostra chiacchierata. Sono veramente molto stanco, per me va bene così, grazie. Come ti sono reso in ganna, Mario Da Vinci? Di Rimskij-Korsakov, Il volo del calabrone. Uè, 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 vaffanculo. Oh, Luca Sepe, però mettiamoci d'accordo, perché tu mi lasci sempre solo all'interno del tuo show, eh? E mica ogni volta mi posso inventare le cose. Vieni un attimo qua e decidiamo insieme. Dicevo, vieni un attimo qua e decidiamo insieme. Fanno questi scherzi che possono essere fuori. Oh, guarda, signor, tu capatto, tu ghi. Salve, salve. Come stai? Lei è il cappotto? Lei è il cappotto, il cappotto. Oddio, prendete pagato, il cappotto del signore. Il cappotto, il cappotto. Non ho capito. Mi avete riconosciuto? Ah? Mi avete riconosciuto? Il DJ Coccoluto? Ah, non ti ignori, mi avete riconosciuto? Ho capito, Coccoluto, è arrivato Coccoluto, ma fa piacere, un po' di musica. Non ti ignori. Chi è questo? DJ. Ah, non è lei il DJ Coccoluto, ovviamente, no. Il figlio editore. Il figlio editore. Non ti dà tutto. No, no.
no, 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 l'altra volta ero riuscito a capire. Fine dittitore. Il fine dittitore. Sono camuppato, questa te, mi sono camuppato. Addirittura, no, tu ci ti sei incappucciato, però non ti ho cappuccio. Papnon, papnon, ma tu, ma dimmi tu papnon. Come, come? Tu papnon. Mamma mia, ragazzi. Apra la bocca, mi faccia vedere la lingua. Un papillon, chi tu papillon? Il papillon! È gratuito! Ah, il papillon, papillon, non avevo capito. Ah, si è rotto, mi dispiace tanto. Signore, è Tano, è Tano. Ah, è Tano, è il papillon di Tano. Non ti dico, il papillon è Tano. Però Tano le ha dato un papillon che è rotto. È rotto, appunto, è rotto. E deve andare alla metà secondaria. Il colore, rotto. Rosso, rosso. Ah, è sano, è sano. È bravo. Ok, allora lei è il fine dittore. Quando ti impegni, capito. Diciamo che soprattutto lei, quando si impegno riesco a capire. Fine dittore, il fine dicitore che cosa ha portato? Una poetia bellissima. Una poesia bellissima. Lei sta migliorando, bravo. Bellissima. Mi faccia sentire, mi faccia sentire. Tappato e bittato. Qui è venuto. Chi? Paolo Villaggio. Tacca. Non lo so, mi bellissimo. Ma fatta sorpresa, Luca. Se... Chi l'ha chiesto non me ne evoca. Io tocco e tu che pimmi Paolo Villaggio. Lei è cresciuto con chi? I pimmi Paolo Villaggio. I pimmi Pimmo fucino. No, i pimmi Paolo Villaggio. Ah, questa è Paolo. Pure quando fa Pandozzi muto. Tacca, tacca, tacca. Non ho capito. No, dico tacca. Si è attaccato, che cosa? Paolo Villaggio, tacca. Fa Paolo Villaggio sta calo, l'ha detto lei. Ah, battiti di tutto, Doni. Non lo so, ma l'ha portato lei. È uno show. Faccia entrare Paolo Villaggio, suo amico, lo faccia entrare. Ma perché? Tacca. Non lo so, l'ha portato lei. Ma in altri puntati. Lei ha detto, oh, Paolo Villaggio. Non ti ne manchi capi. La poesia. La poesia. Il sabato del villaggio. Il sabato del villaggio. Era capito Paolo Villaggio. Mi faccia sentire il sabato del villaggio. E tu, ma chiami da chi te cazzo. Chiedo scusa, chiami belli. La tontelletta vien dalla campagna. Una zolletta. E un tu, ma può capire, credo. Che dobbiamo fare? Un'ottata. O capè. La zolletta, che lei ha detto, non una zolletta. Un dignore, ha detto, la donzelletta vien dalla campagna. La donzelletta vien dalla campagna. È gratuito. Chiedo scusa. In tu. Ah? In tu. In? In tu. In tu. Tu. In tutù. In tutù, vengo con tutù. A donde letto? Vengo con tutù. Vengo a ballare. È fatta bello su fatto. Ma chi hai? Non mi ha ricordato questa poesia. Ma manchi, ma ti guarda qui. Ma avete voluto cambiare? Non signore. No. In tucca l'ha detto. In tucca la tolla. Catute Salvatore. Allora, la donzelletta viene dalla campagna con la tute Salvatore. Ma tu non stai buona. Ma perché tu sei invece? Fammi capire. Allora, com'è la cosa? La donzelletta viene dalla campagna in tucca la tolla. In succa l'arde sol. Gratuita. Col tuo patto dell'ebba. Col tuo patto dell'ebba. No, no, che facciamo un patto più che altro e lei. Mi faccia capire. Il patto. Signora, il patto. Un patto di lotte. Io ti regalo un patto di lotte. Mi regala un piatto di rose? Vabbè, era meglio portare un fascio di rose. Bravo. Un fascio di rose! Con il fascio di rose viene la donzelletta dalla campagna, ho capito? Donzelletta viene dalla campagna. Tu, tole col tuo patto dell'ebba e reca in mano un mattolino. Un mattoncino. Non ti ignora. Non signore. Mattolino. Vicino Rosa ha portato un mattoncino. Un mattolino di rote viole. Io non ce la faccio più con lei. È mai possibile, dico io. Ah, Yamma Bella, dico, c'è qualcuno che mi può aiutare a capire lei che cosa sta dicendo? Non è possibile una cosa del genere. C'è mio fratello. C'è suo fratello? Sì, è imparato a parlare pure chi l'ha. Eccolo qua, salve, buonasera, mi scusi, io non riesco mai a capire suo fratello. Ho capito semplicemente che vuole fare la poesia del sabato del villaggio. Se lei gentilmente ce la vuole declamare. Questo è un altro di nonni da ditta a te. È tutto. Allora, lui è un tine di titore, cioè al latine lui declama una toreria grandissima e ti dà vedere a lei e a tutti i rotelli di Tino che è un tine di titore, cioè dalla toeria. Ma che te dite, una molla, mocca da niente, non mi capisco quando ha parlato tutte e due. Da tweet che chi tu capisci niente, chi è tutte, tutte, tutte. Un, due, tre, detto senza coda, è stata diventata Natale qua la Lucio, non capite niente. Mamma mia, che non capisce niente. No, stavo parlando di un amico, Lucio. Bravissimi ragazzi, sempre molto eleganti, bravi, così mi piacete. Fatti cambiare. Non mi cambio. No. Mi devi dare soddisfazione. Ti cagnassi a te, sta capo, ti devi andare a cambiare. Non mi cambio, vai via perché adesso tocca a me, ti devo cantare una nuova canzone. Senti, questo non è il tuo momento musicale, questo è il momento musicale, appunto. È chiaro, tu lo devi fare come dico io, perché questo è lo show stile anni 60, anni 70. Noi cosa trash che fai tu, è chiaro? Il momento buono è uno solo. Quale? Quando te ne vai, vai, si vecchia, vai, si vecchia! Si trash! Signe, 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 go, go!
saporito però, ah, saporito però, da quando se ne andò e se che la vezzi, tu giuri mi sentivo una munnezza, non cantavo più che la canzone, non chiedevo manco più a un matrimonio, ma per fortuna sei arrivato tu, e Napoli mo sta tutta in love you, e mo pure persone più pipì, a Lucca ne va tinta curva più. Saporito però, saporito però, ah, e ho minciato con un quarto d'ora, ne manco di embed fascio surora, ma un po' capisco non sta allenatore, che quando io che pare che fai amore, vabbè l'ore non ci pensare più, sai bene quello che provo per tu, e male lingua scinna della gol, e signo ma di 15 euro gol. Sì, non mi piace. Signore e signori, è arrivato finalmente il momento di respirare un'aria internazionale, come sempre lo facciamo con il balletto di Non c'è un euro show. Porte casuno con uno stemma rete, una coppulella che vi si era alzata, passa scampagnando una pattuletta, con mano a papà te fa guardare. Tu fa l'americano, americano, americano, senta a me chi tu fa fa. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, poi ti senti disturbato. Tu a ballo rock and roll, tu gioca a baseball, fai sorte per Camella, chi te ridà la borsetta di mamma, tuo fa l'americano, americano, americano, ma si nati in Italia, senta a me non c'è sta niente fa, ok napolitan, tuo fa l'americano, tuo fa l'americano, tuo fa l'americano, tuo fa l'americano. Amici di Non c'è un euro show, adesso l'angolo per i nostri bambini, per i più piccini, scopriamo insieme il nostro giovane talento di oggi, accogliamolo con un grande applauso. Ricordo quando ero fanciullo, sognavo una maglia, un pallone, adesso che sono cresciuto io sogno la stessa emozione. Oh, 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 Adriai, la tavola da casta. Questo significa questo. Sei l'altra volta qua. Sono il pulcino del Napoli. Napoli. E un giorno giocherò nel grande Napoli. Un giorno, tu prima o poi pigli la pensione, capito? Voglio quando andano di? 40 anni. E rassegnati. Ma perché io, allora, come si dice a Napoli? Come si dice? È meglio un pulcino oggi che una gallina domani. O meglio un uovo. Però è Steven nell'uovo. E muove, mi ha aperto l'uovo, è uscito il pulcino. Sono io. Ecco. Che voglio qua per forza a pallone. Devo giocare a pallone perché io un giorno giocherò nel grande Napoli. Perché anche se ho 40 anni io, mi sento ancora giovane. Pensate che mamma mi ha detto che non posso accettare le caramelle dagli sconosciuti. Ah, beh, per la droga? No, per il diabete. Perché a me una caramella mi sente in mezzo a campo e poi... Sarebbe un peccato per il gioco del calcio. Però l'altra volta poi non abbiamo approfondito i discorsi. Voglio, ma tu in che ruolo... Che c'è da giudicare? No, l'affanno quando uno intervista il giocatore. Ma a fine partito tu ancora uguale. Hai capito qual è il problema? Tu arriva dopo l'affanno. Allora, dimmi una cosa. Poi non abbiamo approfondito il tuo ruolo all'interno del campo. Tu qual è il ruolo che ricopri? Ah, qui mi avete fatto la stessa domanda.
domanda del Corriere. Dello sport? Dei piccoli. Dei piccoli. Allora, io posso giocare in tutti i ruoli? Sì. Nel senso che dove mi mettete là mi trovate? Cioè, se voi mi mettete a centrocampo, io sto a centrocampo. E non vuoi muovere centrocampo? No, ma amore, di, cioè, se voi mi mettete a difesa, mi metto a difesa. Cioè, ci vuole un appuntamento. Io preciso. Se, mi mettete, se mi mettete in attacco... In attacco sto, non mi cercate in difesa perché non mi trovate, no, per dirlo dire. È inutile, è perché io non so come, cioè, sempre 40 anni che è certo. Ultimamente però come attaccante sto un po' così, l'affanno dopo, sempre troppo avanti. Sto un po' in crisi. Ah, è parecchio tempo che non segna? Sì, sono circa 30 anni. 30 anni che non fai un gol, vai giù. Faccio un gol. Mettendomi in difesa almeno. Ma il problema non è mio. No, no. È il mister che non capisce niente. Ah, io sbaglio modulo. Il mister dice che io sono una prima punta. Sì. Io pensavo che era una seconda punta. A un certo punto sono azzuccato il punto e non ha già segnato più. Addirittura. Però ultimamente sto un po' in discussione con la tifoseria. Con la tifoseria? Sì, perché ho fatto 3 gol. Ho fatto 3 gol e quella, siccome abbiamo perso, se la sono presa con me. E quando hanno perso? 3-0. E quindi hai fatto 3 autogol. E vabbè, però mi sono sbloccato. Ma in da portatore però, voglio. Piano piano, uno. Andiamo, dice, a te, Nia, che te ne hai. Non posso andare. Perché? Dobbiamo andare assolutamente sotto i tifosi, sotto la curva. Sotto la curva? Sotto la curva, quella è la curva nostra. Non lo so. Perché l'ultima volta ci ho sbagliato curva, ci piano qua. La mamma mia, l'uomo ci può pensare. 1, 2, 3. Ole! Salve. Chiedo scusa, buon uomo, potrei approfittare del palco per un piccolo messaggio di pace? Grazie, lei è davvero molto gentile. Sa che cosa riceverà in cambio da me? Ma quali soldi non usare, stanno fatte pace. Credo, guagliuto, non prendo in mano stasera, ma tu mi dopo faccio questa cosa. Carissimi fratelli e sorelle, è un immenso piacere per me potervi annunciare che questo piccolo, umile show ha già saputo donare immensi sorrisi. Allora continuate a donare, perché il sorriso è di Dio, il sorriso è di nostro Signore, il sorriso è un regalo vero e proprio. Questi sorrisi, me voglio capire che ti narire. Signora Carmela Valentato, buonasera, perché lei è così agitata? Per quello che succede. Nel mondo? No. Caffor. Ma perché, che è stato? Ma non ci faccio più questi giovani di oggi. E si baciano tenendosi per mano. E si baciano sui motorini. E si baciano e si toccano dietro ai muretti. Non è giusto. Ma l'amore è una cosa meravigliosa. Perché non è giusto? Non è giusto che è già sprieghi. Ma ne... Accominciamo con sta mano, signora Carmela. Si rassegni. Lei ormai ha un'età. È chiaro, il suo tempo l'ha fatto. E chi le ho problema? Che per il tempo che ha avuto ho fatto troppo pochi. Ancora con sta mano! Ah, ma perché non si riesce a godere la sua età? Ogni età ha la sua bellezza. Mi hai fatto un complimento? Sì. No, perché mammicca? Che fa con questa bocca? Per cortesia si giri dall'altra parte. Ah, quello che ti devo dire è che lei ormai c'ha un'età e certe cose appartengono alla gioventù e lei non le può più fare. No, ve le fai! O stai carincia e beautiful, per esempio. No, chilo tutto blocco con canna mancando a meter. Eppure a Kelly Line the log non ne fa via mai con lui. E guarda! E ora continuazione con sta male, che c'entra ninja? Che c'entra beautiful? Ah! Quella è una fiction! Cre? Una telenovela! Che stai dicendo? È una soap opera! Appunto, io se lo tenessi sotto in mano ci facesse fare l'opera. Ma ancora! Ma perché non riesce a togliersi dalla mente questi pensieri impuri? Come? Non ce la faccio, ci ho provato. Ah, e se ci ho provato? E beh, allora? E ho problema che ainda la mente me leva, ma vanno a finire tutto quanto a nata madre! Ancora! È una continuazione! Ma com'è possibile? Si rassegni, si crea un'alternativa, ma non lo so, faccia come le sue coetanee. Ad esempio, giochi a carte, si iscriva ad un torneo, che ne so, di burraco, di bridge, di briscola. Ma perché non bello scotone, non lo so fare. Ecco, fammi, e ci vuoi, ci vuoi, è chiaro, perché è carte, e mettermi il suo scopone. Invece no, non intendevo dire questo, è chiaro, no? Ah, ad esempio, si crei un hobby, le piace fare shopping. Ehi, niente di meno. E ce l'ha un negozio preferito? Sì, sono rimasta con il negoziante che mi chiamava lui quando arrivano gli articoli nuovi. Capisco, che cos'è, una boutique per signora? No, è un sexy shop, certi pezzi d'articoli che... Ancora con questa mano! È sempre colpa mia, perché ci mancano a mandare i negozi preferiti, ma che potevo mai tenere un gap? È una macelleria, invece no, un sexy shop, andiamo a prima. Lei si deve rassegnare, deve dare un senso alla sua vita, non lo so, faccia beneficenza, si aggrappi a qualche cosa. Ah, mo sì che parliamo la stessa lingua. Ah, oh, bravo, perché? E tu garantisco che a poco trovo, ma aggrappa. E non lo lascio proprio più, perché ti lascio sì, vado via, non lo voglio più, voglio tenendo. Aggrappi a che cosa? Madonna, Sara, mi sto sentendo male, vengo qui.